non accennano a placarsi le polemiche per il taglio degli alberi in piazza Alessandrini a Pescara per eseguire lavori di riqualificazione, così come deliberato dalla giunta guidata dal sindaco Masci. Alle dure reazioni dei giorni scorsi si aggiunge quella di Erika Alessandrini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Stanno abbattendo il patrimonio arboreo della nostra città, quindi con la scusa di avere soldi per il PNRR, quindi soldi da spendere, stanno esattamente demolendo gli alberi storici della nostra città. L'assessore comunale con delega ai parchi al verde pubblico Gianni Santilli ha sottolineato che i platani saranno abbattuti per consentire la sistemazione di pali in cemento del diametro di 50 cm e lunghi 35 metri per realizzare l'intervento di rinforzo della fondazione dell'edificio che accoglie il Media Museum. Al loro posto saranno ripiantati degli alberi di 5-6 metri di altezza. Ne saranno tolte soltanto 19. Alcune di queste piante che voi vedete all'interno della piazza saranno espiantate e saranno rimesse in altre zone di Pescara, dentro alcune rotatorie oppure in altri spazi verdi. Però ci tengo a sottolineare che saranno tolte 18 piante, ma alla fine del discorso noi ne ripiantumeremo 39, quindi ci sarà una compensazione molto ma molto forte. È inaccettabile, replica Erika Alessandrini, che per riqualificare alcune zone della città vengano abbattuti alberi di pregio di 70-100 anni fa. Il verde pubblico di Pescara viene sacrificato per spendere 100 milioni di euro messi a disposizione dai fondi del PNRR. Una giunta che ci viene a dire però che gli alberi vengono sostituiti, anzi ci sono nuove piantumazioni, ogni albero abbattuto se ne piantano tre. Purtroppo però la giunta si scorda di dire che è la qualità degli alberi che cambia, perché abbattere alberi che hanno 70, 80, 100 anni e quindi dimensioni della chioma, della superficie fogliare importante, non è la stessa cosa che piantumare alberelli minuscoli che hanno pochissime foglie. Quindi la capacità degli alberi di purificare l'aria, di creare abbassamento della temperatura, quindi delle isole di calore, di riuscire a creare ombra, è direttamente proporzionale alla loro età, non al numero. L'assessore Santilli ha sottolineato infine che tutte le operazioni sono state autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d'Abruzzo. Stiamo riqualificando tutta la nostra città, chiaramente da parte dell'opposizione ci si attacca in tutti i sensi, siamo in piena campagna elettorale, ma da oggi o da qualche altro giorno che arriverà anche noi entreremo in campagna elettorale e faremo capire ai nostri concittadini tutto quello di bello che stiamo facendo.